Egregio Presidente dell'Università, magnifico Rettore, colleghi laureati ed ospiti, buonasera a tutti e innanzitutto mi congratulo per questo successo di oggi. Questa festa dei laureati non è per voi un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Da oggi per voi comincia la vera sfida e la sfida che dovrete affrontare sarà quella di continuare a crescere professionalmente. La sfida di ottenere sempre più risultati e di continuare a migliorarvi. Di iniziare una carriera e poi di continuare a dimostrare le vostre capacità, sia agli altri quanto a voi stessi. È pertanto imperativo per voi, come lo è in fondo per il sottoscritto, evitare di adagiarsi e di non accontentarsi dei risultati ottenuti, ma al contrario continuare a rinnovarsi e crescere, proprio come in fondo ha fatto la LIUC in questi 25 anni. La LIUC, sappiamo, è un'università giovane. Quando sono entrato per la prima volta, nel 1999, questa università non aveva ancora 10 anni di vita. E tra l'altro era il suo secondo anno per quanto riguarda giurisprudenza. Il confronto con università che vantano una storia centenaria alle spalle sarà stato sicuramente arduo. Eppure questa università ce l'ha fatta. Ha continuato a crescere come Ateneo, a sviluppare la propria didattica e ad ottenere riconoscimenti, anche a livello internazionale. È diventato un luogo nel quale vi sono state fornite tutte le basi per iniziare il vostro percorso di vita, non solo professionale, ma anche umano. La LIUC ce l'ha fatta proprio perché ha sempre saputo rinnovarsi, facendo del pragmatismo quasi un proprio motto. Questa attitudine si è concretizzata fin dall'inizio, creando contatti con associazioni, istituzioni e imprese. Ha saputo creare e gestire relazioni, a fare insomma quello che gli americani chiamerebbero networking, dando vita a qualcosa che è al di là di un centro di cultura e di istruzione universitaria, ma che è una vera e propria università impresa. Fin dalla sua fondazione, nel 1991, la LIUC si è sempre caratterizzata da un connubio tra alta qualità della didattica e spirito di iniziativa, pragmatismo e innovazione, quindi. Non si è mai chiusa in se stessa, ma ha sempre saputo affacciarsi al mondo. È sempre stata un po' un luogo del fare, proprio come lo spirito di impresa e spirito manifatturiero che caratterizzano questa zona. La vostra sfida futura potrà assumere forme diverse. C'è chi entrerà fin da subito nel mondo del lavoro, c'è chi proseguirà gli studi in questo o in un altro ateneo italiano e c'è chi come sottoscritto sceglierà di intraprendere un percorso di formazione all'estero. Troverete sicuramente persone che cercheranno di mettervi i bastoni fra le ruote, questo è ovvio, di ostacolarvi e di demoralizzarvi. Ma ricordate che i veri padroni del vostro futuro siete e sarete sempre voi stessi. Non lasciate quindi che nessuno vi scoraggi. Dopo la laurea in Italia sono partito subito per gli Stati Uniti per un Master of Laws, il cosiddetto LLM, con l'idea di superare l'esame di avvocato nello Stato di New York e poi di lavorare ovviamente per studi legali di Manhattan. Però non sono partito con lo spirito di fuga dall'Italia. Al contrario, il mio obiettivo era quello di ritornare, anche se sono ritornato dopo 6 anni negli Stati Uniti. Fin da subito mi è apparsa chiara la necessità di fare nuove esperienze, di conoscere gente diversa all'estero e di arricchire il mio bagaglio professionale. E cosa fondamentale, di migliorare sempre di più il mio inglese legale, che mi serve tuttora. E in fondo tutto questo è sempre stato in linea con lo spirito e la vocazione della LIUC. Avendo studiato in varie università degli Stati Uniti, ho avuto modo di apprezzare una caratteristica fondamentale degli atenei americani: la relazione continua che si instaura tra gli ex alunni e l'università. Tutti gli alumni, come li chiamano in America, rimangono inevitabilmente legati a vita alla propria alma mater, facendo di questa relazione un segno distintivo sia della propria professione quanto della propria vita privata. Questo legame va al di là
delle donazioni monetarie o del semplice indossare un cappellino, una t-shirt con il segno distintivo della propria università, ma si sviluppa e si rafforza nel tempo attraverso un impegno costante a tenere alto il nome della scuola frequentata. Questo perché tutti sono ben consci del fatto che più il prestigio della propria università cresce e più anche il prestigio professionale dei suoi ex alunni aumenta. E quindi un continuo scambio tra università ed ex alunni che, proprio come in un'azienda, crea beneficio per tutti i soggetti coinvolti. L'università degli Stati Uniti che ho frequentato per il mio master in diritto della proprietà intellettuale, è la Cardozo School of Law di New York, ha instaurato un programma che mi piace particolarmente, quello che loro chiamano Alumni Ambassadors, ovviamente lo pronuncio più all'americana. Gli alunni che vi partecipano danno la propria disponibilità a farsi contattare da possibili futuri studenti che possono venire da tutto il mondo, agendo quindi come dei veri e propri ambasciatori dell'università per dare supporto ad altri studenti. Anche questo è networking. Infine, qui non volevo copiare il rettore, però voglio dare anch'io 4 brevi consigli. Il primo: rimanete aperti mentalmente, quindi rimanete vivi e attivi mentalmente e intellettualmente. Ci sono delle caratteristiche che l'essere umano non può fingere: curiosità intellettuale, autenticità e passione. Il secondo: ciò che è realmente importante è chi siete, non cosa avete fatto. Ricordate che i datori di lavoro non si aspettano che voi abbiate già un curriculum vitae di un manager di 40 anni. Ma sono invece la ricerca di quelle qualità e quei dettagli, anche piccoli, che vi differenziano dalla massa. Terzo, il vostro primo lavoro non è necessariamente la decisione più importante della vostra vita. Non tutti tra voi avranno la fortuna di iniziare la propria carriera subito con il lavoro ideale nel luogo di lavoro ideale. Anche se doveste odiare il vostro primo impiego, e pensare che non vi stia portando da nessuna parte, non lasciate che questo vi paralizzi. Tutte le esperienze vi insegneranno qualcosa che vi tornerà utile nella vita. Quarto, sceglietevi un buon datore di lavoro. Lo so che sembra un po' un paradosso, un po' come dire sceglietevi dei buoni genitori, ma perlomeno cercate di stare vicino e di imparare da coloro che vi possono trasmettere qualcosa di positivo. State quindi lontano da tutti coloro che sanno trasmettere solo negatività agli altri. Dire il vero, anche un quinto consiglio, che è tra i miei preferiti, però non l'ho inventato io, lo sto, come dire, copiando da Startup, dal libro che prima citava il rettore Visconti, uscito da pochi mesi, e dice semplicemente, ma alla fine è un pensiero importante, bisogna pensare in grande, sempre. Grazie a voi.